In quel tempo Gesù diceva: così è il regno di Dio come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa, il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido nella sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere, annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. La parola che seminiamo agisce anche se non ce ne accorgiamo. Il nostro compito è di gettare il seme, di coglierne il frutto, subito, appena questo matura. Una volta seminato nel cuore dell'uomo, il regno di Dio cresce da sé. Gesù ci dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi è quello di perdere la pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via e di fermarci. Il seme di senape è il più piccolo e minuscolo. Misura appena un millimetro di grandezza, ma può crescere fino a raggiungere i 3 metri di altezza. Coloro che si lasciano prendere dalla parola di Dio che opera sono come il granellino di senape. Piccoli gesti quotidiani possono farci costruire un mondo pieno di amore. E adesso proviamo a fare un bel gioco insieme. Cerca il granello. In una stanza o in uno spazio non troppo ampio, i ragazzi delle due squadre devono cercare contemporaneamente più granellini possibili che sono stati accuratamente nascosti. I granellini trovati si possono raddoppiare o dimezzare, rispondendo ad una semplice domanda per squadra, proposta dalla catechista o dal catechista. Esempio: il nome della mamma di Gesù, la città dove è nato Gesù, eccetera, eccetera. Buon divertimento! Ciao al prossimo video!